prima volta che mi è successo ero nella metro. La prendo tutti i giorni insieme alle solite facce. È un momento della giornata che mi piace, sì, mi piace molto. Quindi la prima volta l'è successo mentre era in metro? Sì, ero là che cercavo un pretesto quando d'un tratto... Sì, è stato lì che è iniziata. Ed anche in questo momento la sensazione di vivere all'interno di un film? Non è una sensazione. Io sono dentro un film. Lo è anche lei. Questa qua non è la realtà. E lei come fa a saperlo? Lo so. Come so di essere inquadrato da lì. Quindi adesso è inquadrato da qui, dietro la mia spalla? No. Adesso il film ci sta inquadrando entrambi da lì. No, eh? No, va bene. Fingiamo che lei viva all'interno di un film. Che film sarebbe allora? Che genere? Che trama? La domanda della psicologa è giusta. In quale film mi trovo? È la stessa domanda che mi faccio io dall'inizio di questa storia. Insomma, io sono dentro un film. Voi lo sapete perché mi state guardando. Sì, perché voi ora state guardando un film. Il problema è che qui manca una storia. Nei film tutto ha un senso. Nel bene o nel male si vivono avventure di ogni genere. Qualcosa per cui valga davvero la pena vivere. Ma qui no. Non c'è nessuna avventura. A me il tempo scorre lento e non succede nulla. E io mi sento sempre più solo. Quindi sarei anch'io un personaggio di questo film? Secondario, un personaggio secondario, sì. Marco, io sono l'unico che ti dà ancora retta. Qui cominciano a pensare tutti che sei pazzo, lo vuoi capire o no? Ti assicuro che questa in realtà non è un film. Te ne accorgerai quando ti licenzieranno, io te l'ho detto. La psicologa mi ha detto che questa storia del film è solo una scusa. Una specie di prigione che mi sono inventato per non vivere. E se avesse ragione? Se non ci fosse nessun film? Se il problema fossi io? Se dovessi soltanto trovare il coraggio di parlare con lei, senza bisogno di alcun pretesto? Vorrei parlare un secondo. Vado di fretta, che c'è? Dai, ti volevo dire un... Niente, scusa. È inutile che mi guardate così, come la stronza che non vi dà nemmeno mezza possibilità. Io non sono quel tipo di personaggio. Lui mi piace dal primo giorno in cui l'ho visto. Ma non possiamo avere una storia se non gli racconto tutta la verità. Sennò finirebbe come al lavoro, ovvero con una lettera di licenziamento. Ma come si fa a confidare una cosa del genere a qualcuno? Cioè, come reagireste voi se il vostro lui o lei vi dicesse di vivere in un film? Finirebbe malissimo, io non lo potrei sopportare, ecco. Scusa. Non ti volevo disturbare. Tu stavi parlando con qualcuno? Io? Sì. No. Tu stavi parlando con qualcuno. Mi stai dando della pazza? No. Tu stavi parlando con loro. Ma loro chi? Qui non c'è nessuno. Stava parlando con voi, non è vero? Ho indovinato, non è così. Questo pazzo crede che voi possiate rispondergli. Loro non possono risponderci. Lo so. Però per qualche motivo ci stanno seguendo. La nostra storia gli sembra interessante.
Tu sei bellissima. E stop! Bella, bene, ottima. Molto bene, allora torniamo alla posizione di partenza e facciamo il tuo primo piano mentre decidi di andarle dietro. Quindi quella di Marco è la storia di uno che non sa in quale storia si trova fino a quando non capisce di essere in un film romantico insieme a una che ha il suo stesso problema. E oggi che è l'ultimo giorno di riprese, l'ho capito. Beh dai, ma se fossimo davvero anche noi in un film? E che tipo di film sarebbe? Beh, la storia di Gabriele Muccino che gira un corto con un ragazzo che non trova più la sua strada fin quando non incontra una ragazza con il suo stesso problema. Questo eri tu. Allora, facciamo che questo film potremmo farlo in un futuro prossimo, ma non oggi. Okay. Vabbè, dai, andiamo in posizione, ricominciamo e ripartiamo quindi da Marco. Pronti, ragazzi? Ai posti?